Il sindaco Gianfranco Di Piero, a poche ore dalla scadenza del termine, ha revocato nel pomeriggio di oggi le dimissioni che aveva rassegnato il 31 ottobre scorso. La nuova giunta, composta da tecnici, sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni. I consiglieri comunali di Liberamente Sulmona hanno tenuto una conferenza stampa a Palazzo San Francesco sugli sviluppi della crisi politico-amministrativa, che ha avuto un esito positivo. Nessuna trattativa, solamente un confronto, come c'è sempre stato, tra le forze di maggioranza, quindi la ricerca di una soluzione migliore a questa crisi, che purtroppo si è aperta perché è venuta meno numericamente la maggioranza, come dicevo già in Consiglio Comunale. Non è stata una crisi che è nata sulle questioni, sui problemi dove ci siamo divisi, ma sapete benissimo che ci siamo divisi su altro, e quindi è venuta meno quindi i numeri nella maggioranza, e quindi era giusto che il sindaco rassegnasse le dimissioni, perché comunque non aveva più una maggioranza. Oggi che il sindaco può contare, anche se risicata, ma comunque su una maggioranza, è dovere di questa maggioranza e del sindaco proseguire in questa esperienza. Abbiamo dato piena fiducia al sindaco e piena fiducia alla nuova giunta, per cui i problemi saranno affrontati insieme, e prevale sempre il senso di responsabilità di tutti. Esiste una maggioranza e le cose si andranno a decidere in maggioranza. Per quanto riguarda la nuova giunta, che cosa si può dire? Sono esperti nel settore, persone che hanno già lavorato e lavorano nel settore, e mi auguro che facciano le cose buone. Giustamente ci vuole più partecipazione, perché i problemi in questa città ce ne sono tanti. Quando verrà presentata la nuova giunta? Sicuramente domani dal sindaco. Sì, formalmente oggi si è rientrata questa crisi in comune, il sindaco ha avuto ampio mandato dalle forze politiche di individuare quelli che sono i professionisti che compongono una giunta. Si è scelto di non mettere all'interno nessun iscritto a un partito politico, ma è una giunta tecnica, ma sostenuta politicamente da questa coalizione. Dunque una soluzione positiva? Assolutamente sì.